Nello scorso episodio, Shanti diede il meglio di sé all'interno della scuola, facendosi conoscere già da tutte le sue nuove compagne, mentre Eric iniziava a capire quali erano i suoi veri sentimenti per Perlika, iniziò a capire che in realtà forse l'amava e che provava davvero qualcosa di importante per Perlika. Vediamo cosa succederà in questo episodio. Mi tocca sempre fare queste ricerche per il professore. Oh, che strazio essere il primo della classe, davvero uno strazio. Chissà se quella mocciosetta con i capelli celesti verrà a scuola oggi. Forse DJ ha ragione, devo iniziare a dir quel che penso, altrimenti allontanerò tutti come fanno sempre i miei genitori. D'accordo, allora. Un altro giorno di scuola. Accidenti, ma quando finirà questa scuola? È appena iniziata e a me già pesa tantissimo. Se solo ci fossero cose più belle. Uffa. Ma quella era... Aspetta! Ma cosa vuole? Cosa vuole da me di nuovo? Cosa vuole? Non ci sono. Nasconditi. Nasconditi, dove mi nascondo? Qua dietro. Non dovrebbe vedermi. Ehi, ma dove è andata? Volevo così tanto parlarle oggi. Accidenti, devo chiedere scusa a quella tipetta con i capelli celesti. D'accordo, si farà viva. Ah, chiedere scusa? Perlika? Che ci fai lì? Perlika? Accidenti, scusa DJ, mi hai fatto spaventare. Cosa ci facevi nascosta dietro la macchinetta? Me lo vuoi spiegare? Da cosa ti nascondi? Vediamo. Eric, ovviamente Eric. Ah, beh, Perlika, nascondersi non serve a niente, non potrei mica nasconderti per sempre. Vedi, ecco... Sì, DJ, tu hai ragione, ma non posso affrontarlo di nuovo. Ogni volta che ci parlo, quel ragazzo mi tratta malissimo e sono stanca di soffrire per lui. Ma forse devi dargli una possibilità, non lo credi anche tu? Una possibilità? Ma... Eccolo che torna. DJ, ti prego, nascondimi. Ma Perlika? Ciao, DJ, hai visto Perlika? Perlika? Io... Perlika? Perlika? Ah, dici Perlika e Perlika? Sì, Perlika, la tua amica. Perlika, insomma, la conosci. Allora, l'hai vista? Devo assolutamente parlarle. Parlarle? Hai sentito? E cosa vuole da me? Ecco, e... Cosa dovresti dirle? Magari posso consigliarti da brava amica. Sì, DJ, in realtà devo assolutamente chiederle scusa. Mi sono comportata davvero male nei suoi confronti. Sai, il problema è che mio padre e mia madre non vogliono che io esca con nessuna ragazza. Né tantomeno se non è di buona famiglia come la nostra, insomma, lo sai. DJ, devo chiedere scusa a Perlika. Mi sono comportato davvero male con lei. Oltre a questo, lo sai, il problema è che i miei non vogliono che io esca e veda nessuna ragazza al di fuori di quelle che decidono loro. Non volevo... Insomma, DJ, hai capito? Oh, non volevi innamorarti di lei per non dover soffrire dopo nel... andare contro i tuoi genitori. Eric, lo capisco, i miei genitori fanno la stessa cosa con me, lo sai, la nostra famiglia è quella. Ma ecco, vedi, se continui a dar retta a questo, non seguirai il tuo cuore. E non è giusto, non è giusto neanche nei confronti di Perlika. Sì, DJ, lo so perfettamente ed è per questo che voglio parlare con Perlika. Ho deciso di dirgli ciò che provo davvero. Cosa? Hai deciso di dirgli ciò che provi davvero? Perlika, hai sentito? Cosa? Ma è una cosa eccezionale, vi lascio soli. DJ? Ehi, eccoti. Perlika, io devo chiederti infinitamente scusa per come ti ho trattata in questi giorni, sai... Insomma, diciamo che per me non è molto semplice far nuove amicizie e... Ok, direi che va bene così per oggi.
D'accordo, ma non preoccuparti, Eric, davvero, per me va benissimo così. Mi fa piacere che tu mi abbia chiesto scusa, ma d'accordo, davvero, non ho bisogno di spiegazioni, quindi vado. No, aspetta, per Lika devo parlarti. Ecco, sento di doverti dare una spiegazione migliore di quella che ti ho dato poco fa e di quella che davo a DJ. Vedi, treccine celesti, Treccine celesti, sì. Vedi, la mia famiglia è una famiglia molto particolare. Possiede metà delle azioni della città e mio padre è un tipo piuttosto all'antica, diciamo così. Non ti preoccupare, non devi darmi spiegazioni, Eric. No. Vedi, Perlica, lasciami parlare, cerco di spiegarti qualcosa che è davvero importante per me. Vedi, Perlica, io... come posso spiegarlo? Tu? Beh, sai, forse potremmo parlarne davanti ad un gelato. Un gelato? Sì. Oh mamma, che cosa stavo per fare? Hai perfettamente ragione, un gelato. Ottima cosa. Fresco e gustoso. Ottima idea. Che ne pensi se ci incontriamo dopo scuola al bar qui della città, il coffee bar? Oh mamma, stavo per baciarla. Oh, oddio, cos'è questa strana sensazione? Per Lika? Tutto ok? Tutto. Ah, ok. Per Lika? Ma tutto bene? Hai preso una botta in testa? Sembri strana. Io strana? No, non lo sono affatto. Ah. Per Lika? Che è successo? Racconta. Oh, beh, vedi. Eric mi ha quasi... Quasi? Mi ha quasi baciata. Che? Mi sei quasi baciata con Eric? Ma fino a ieri vi odiavate a morte e oggi... Oh, io non vi capirò mai voi due. Ah, ma vedi? Lui in realtà è così... Ah. Buongiorno, terra chiama Perlica. Perlica? Perlica, dobbiamo andare in classe. Perlica? DJ, ma cos'è Perlica oggi? Non me lo chiedere, non lo so, è tutto il giorno che ha la testa tra le nuvole. Ho saputo soltanto una piccola parte di ciò che è successo oggi. E cos'è successo, scusa? Pare che si siano quasi baciati. Oh, io lo uccido, quell'Erica. Oh, ferma, dove vai? Si sono quasi baciati, ma ti rendi conto? Perlica è al settimo cielo, non vorrai rovinare tutto. Guardala lì. In effetti... d'accordo, andiamo a vedere come sta. Già, Perlica. Sta cantando. Ciao ragazze. Perlica, tutto ok? Vuoi venire a casa con noi? Oh, no, ho da fare oggi, perdonatemi, devo andare. Ciao ragazze, ci vediamo domani. Ok. Dovrebbe essere questa. Eccolo. Ciao Eric. Ciao, sei venuta. Certo, non potevo non venire sapendo proprio quello che stava per succedere oggi. Quindi cosa mi volevi dire? Sì, brava, andiamo giusto subito al punto. Mi sembra un'ottima idea. Che gusto di gelato vuoi tu? Per me, cioccolato andrà benissimo, grazie. D'accordo. Per favore, un gelato al cioccolato. Arriva subito. Allora, di cosa mi volevi parlare, Eric? Ecco, Perlica, ci sono delle cose che non posso più tenere nascoste a me stesso. Oh, sono d'accordo. Non dobbiamo nascondere nulla a noi stessi. Perché sai, Perlica, per favore fammi finire. Ecco, sì. La mia situazione al momento con eventuali ragazze, diciamo così, non è proprio delle più semplici. I miei non vogliono che io frequenti qualcuno, anzi vogliono che io sia... fisso con la testa sui libri. Ok. Ma vedi Perlica? C'è una cosa che non posso negare a me stesso e... accidenti. Tu mi piaci un sacco.
ma io ti piaccio. Sì, tu mi piaci davvero tantissimo. Non hai idea di quanto mi piaci. Dal primo giorno in cui ti ho vista non ho fatto altro che trattarti male, soltanto perché non potevo averti. E tu mi hai trattato male per questo, ma Eric, anche tu mi piaci. Lo so, me lo avevi già detto, sciocchina. Oh, già, è vero. Ho deciso di fare una cosa. Ho deciso di lasciar perdere tutto e provare, almeno per una volta, a seguire il mio cuore. Se per te va bene, ovviamente. Se per me va bene, vuoi dire? Sì, ecco, vedi, per Lika noi potremmo... I vostri gelati sono pronti? Sì, grazie. Ah, ho interrotto qualcosa, scusatemi. Forse è il caso di mangiarci il nostro gelato. Sì. Già. Accidenti. Accidenti, Eric e Perlica stavano per baciarsi un'altra volta e non ci sono riusciti. Gli hanno interrotto sul più bello del gelato. Ok, d'accordo. Bene, ragazzi, se volete sapere come andrà la storia tra Eric e Perlica e se ci sarà il fatidico bacio che tanto stiamo aspettando, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per guardare lo scorso episodio. Ciao, Glitters!